Buongiorno a tutte amiche mie, oggi andiamo a fare un buonissimo piatto con le melanzane. Allora, vi faccio vedere. Adesso vado a mettere in una pentola un po' d'olio di semi. Poi mi prendo un piatto perché dobbiamo tagliare la melanzana. Faccio vedere, mi allontano un poco così vi faccio vedere. C'è combino stamattina. Allora, prendiamo la melanzana. Io tenevo questa metà melanzana nel frigo, La vado a tagliare a dadini. Dobbiamo inventare, c'è la cucina, tocca inventare. Quindi me la taglio così a dadini, no? Potete mettere qualsiasi tipo di pasta. Io vado a mettere oggi i fusilli. Appena l'olio diventa bollente andiamo a mettere le melanzane. Queste devono essere ben dorate, abbronzate, bonazze, belle brustolite. Eccola, guarda che quante melanzane, è uscita con una metà melanzana. Assi voglia, no? Due piatti. Sì, tre. A dadini così, eh. Ora aspettiamo che si fa l'olio ben caldo. Questa la leva se non si squaglia. Vediamo, ne metto uno, vediamo. Yes. È pronta, eh? Io vado a girare. E poi le lascio che si abbronzano. Ogni tanto gli diamo una bella mescolatina. E poi vi faccio vedere la sequenza. Ed eccoci di nuovo. Quindi ora che io ho fritto le melanzane, vedete, devono essere così belle brustolute, vado a mettere un po' d'olio d'oliva. Mettiamo un altro po', deve essere bello saporito. Quindi vado a mettere l'aglio. Metto d'aglio, io l'ho nello spezzetto perché a noi piace l'aglio, eh. Lo taglio fino fino, no, perché deve, ci deve essere, si deve sentire il sapore dell'aglio, eh. Ecco, basta, no? Vado a mettere un po' di peperoncino, una punta. Questi peperoncini che ho fatto io bruciano. Là. E poi vado a mettere pomodoro pelato. Un po' di pomodoro pelato. Schiacciamo. Vedete? C'è combino già la cucina, però poi escono piatti buoni, saporiti. No, aspetta, mi sciacquo pure qua, no? Raccolgo il pomodoro che è rimasto sotto.
mettiamo un pizzico di sale. Una spruzzata di pepe. Facciamo cuocere. Guardate, si è ristretto il sughetto, eh? Quando si restringe il sughetto andiamo a mettere le melanzane dentro il sughetto, così andiamo a dare una bella girata. Questa è la ricetta, però vi garantisco che è fuori de capo, è fuori de capo. Quindi gli diamo una bella mescolata, 2 minuti, e poi andiamo ad aggiungere il tonno a fuoco spento, perché deve essere crudo il tonno, non si deve cucinare molto. Oh, quindi spengo e vado a mettere il tonno a crudo, così gli diamo una bella mescolata e con tutto questo bello condimento mi condimo la pasta. E poi mi dici di tenere ragione la Francuzza, una ricetta buonissima. Ecco, no, guardate che bontà. Vediamo. Guardate. Che bel condimento per fare la pasta, eh? Potete mettere qualsiasi tipo di pasta. Io adesso vado a mettere questa pasta qua. Questa che ho messo l'altra volta, perché ho fatta con i peperoni, perché mi piace questo tipo di pasta a me. Poi lega bene, no? Perché si intrecciano tutte le cose qua. Quindi, ci vediamo dopo. Quindi guardate, guardate che condimento. Bonazzo, guardate. Guardate, spettacolo. Adesso vado a mettere l'acqua. Questo è un piatto facile, velocissimo e buono, ve lo garantisco io. Allora, l'acqua sta bollendo, mettiamo un po' di sale, eh? E mettiamo la pasta. Lasciamo cuocere 10 minuti e poi amalgamiamo tutto con il mio preparato. Ora la pasta si è cotta, vedete? La metto qua dentro al mio sughetto. Facciamo una bella mescolatina. E questo è tutto, eh? Amiche mia, fatitevela, è troppo buona, già l'ho assaggiato il sughetto. Quindi mescoliamo, la bella amalgamata. Ecco, eh? Facciamo insaporire bene bene. Ed eccolo finito. I miei fusilli con le melanzane e tonno. Fatelo perché è buonazzo. Ciao e buon appetito a tutti.